aiutare l'Ucraina significa lavorare per la pace, sostenere l'Ucraina significa puntare poi ad un tavolo di pace, ma se l'Ucraina perde, Putin non si siederà mai a un tavolo della pace. Ecco qui il nostro dovere di aiutare questo Paese in difesa dei valori, libertà, democrazia e rispetto del diritto internazionale. Affronteremo anche le questioni che riguardano la NATO con l'amico Stoltenberg e naturalmente le questioni che riguardano il continente africano, che per noi riveste grande importanza, tutto ciò che accade nel Mediterraneo, in quel continente, con il ministro degli esteri della Mauritania che rappresenta l'Unione Africana. Quindi una giornata, quella di oggi e quella di domani, abbiamo iniziato ieri sera, di grande lavoro e di grande impegno. Vi rinnovo il mio benvenuto a Capri. Thank you very much for being here.